2 e 3. Niente da fare per Nati. Il titolo rimane ancorato alla vita di Lil Blade. La vampira è troppo forte. Nati ci ha provato con tutte le sue armi, ma forse dovrebbe trovare un'altra manovra. Beh, non ci ha provato con la Nati Special. Ovviamente non se la... sa che è una manovra che Lil Blade ha già subito in passato, però anche la sento, ma è qua. Nati secondo me ha sbagliato completamente strategia. Si è fatta prendere dal panico, dalla paura. Come vi dicevo, era questo il tallone d'Achille di Nati. Ora però passiamo alle parole di John Pranzo, che infatti andiamo direttamente nel backstage, ragazzi. I can suffer for what he did last week. My dad was assaulted by three masked unknowns. But I don't give up. Or better, this is just the beginning of the war. Of our war. Since you are scratching the WWF will tear you apart. And you know what? At SummerSlam, you three masked cowards will take on my three WWF superstars. And next week, I'm gonna choose my superstars. They will get my revenge at SummerSlam, guys. I know you got in my arena tonight to eat McMorton, and I don't know how you did it. But SummerSlam, at SummerSlam, there is not gonna be any mercy. And that's a promise. I promise to you. È un John Pranzo letteralmente scatenato, ragazzi. Un 3 contro 3 elimination match a SummerSlam. Mamma mia, ragazzi, che annunci. Beh, ragazzi, John Pranzo ha lanciato la bomba. A SummerSlam gli vuole. Vuole un 3 contro 3. 3 sue superstar scelte proprio direttamente da lui settimana prossima contro i tre uomini mascherati. E beh, il John Pranzo ha veramente lanciato la bomba. E passando da una bomba all'altra, ecco Remo, l'animale, il vero animale si fa chiamare. Lui è il secondo mostro, sono della WWF, togliendo Bernie. Questo Remo è senza pietà, ha battuto Bernie in un last man standing match, poi veramente sta distruggendo tutti la scorsa settimana in Hildeburg. Poi è arrivato Bernie, gli ha chiesto Hell in a Cell, forse non era proprio una domanda, era più un'affermazione, e Remo oggi dovrà rispondere. Tuttavia Remo dovrà prima competere contro l'orso della WWF, ovvero Big Mike. Eh sì, però mi sono rimaste impresse le parole di John Pranzo, vuole la vendetta e crede che comunque a colpire McMorton siano stati proprio i tre sconosciuti. Io non ci giurerei però, eh. Big Mike, questo è forte, però magari molte volte si fa prendere dalla rabbia e non chiude mai match. Si può iniziare, ragazzi. Big Mike contro Remo. Guarda, questi qua sono due mostri. Beh, Remo è abituato a stare con i mostri, visto che ha sconfitto Bernie. Però insomma, io penso che la differenza sia netta. Guardate qua, Remo lo va a prendere, clincia, body slam addirittura, mamma mia, che potenza. Bastano solo due mosse, però attenzione qua, lo disprezza anche. Attenzione qua, al flippa, la va a prendere al volo, strabuster. Non ci posso credere, non ci posso credere. Però Big Mike dice ora basta, ora te le do così tante io che te lo ricorderai per sempre. Gorilla Press Slam, mamma mia. E beh, è forte questo Big Mike, è forte. Questo Big Mike è forte, belli due belli. Lo sta distruggendo, eh sì.
quando Big Mike ti colpisce così è devastante. Poi attenzione, pugni chiusi qui, deve fermarsi, tre pugni chiusi, eh sì, è devastante. Poi lo va a far correre, ma Remo qua ha forse qualcosa di meglio da fare che corre. Attenzione qui, Big Mike, abdominal stretch, questo non è sbagliato, la strategia, non stavolta davvero. Attenzione, ancora ragazzi, lo sta distruggendo, ma attenzione, frusta irlandese fortissima, ragazzi, se qui non lo chiude, una combo devastante, solo uno, pensate un po' quanto è forte, quanto è forte Remo, attenzione qui, al volo, no, ancora, altra scrap basta ragazzi, però qua attenzione a Big Mike, ancora abdominal stretch, attenzione a Remo, niente da fare. Non stanno riuscendo molte manovre di Remo, attenzione qui, Big Mike lo prende al volo, invece no, Remo, attenzione qui, stavolta l'ha presa, attenzione, frusta irlandese, vediamo chi la vince stavolta, attenzione, lo prende, c'è la power slam, attenzione, ancora airship, vediamo se arriva all'angolo, Big Mike, mamma mia, qua può chiudere il match Big Mike, qua può chiudere il match, davvero. Belli, attenzione, perché ora va dal paletto Big Mike, non ci credo, sì, Remo qui lo punta, un paio di ginocchiate alte, devastante, gran bel match che sta venendo fuori da questi due, Running Bulldog però, attenzione a Big Mike, che forse è pronto a chiudere, ma Remo qui lo prende, non ci credo da lì, no, devo fare, mamma mia ragazzi, devastante, full Nelson qua, non è una buona strategia, però ci sono anche le corde, attenzione Remo, però lo prende ancora Remo, nel tosso, mamma mia, non ci credo, che forza questo ragazzo, poi snapper e poi arriverà un big butta, devastante, dai, qua può già chiudere il match, Big Mike non ci sta, attenzione, però la potenza dello stile rissoso, Remo qualcosa in più, attenzione, testata qui, ma Remo non ci sta, lo fa correre all'angolo, attenzione, lo gira, forse un'altra botta come prima, mamma mia ragazzi, lo sta letteralmente distruggendo, lo sta annichilendo. Mamma mia, qui il match potrebbe essere già chiuso. Mamma mia ragazzi, Remo, devastante. Cosa va a fare poi? Lo va a prendere! Spinebuster! Non ci credo! È arrivato il momento della Remo! Remo Bomb ragazzi, impressionante! Sono rimasto completamente allibito, senza parole. E non basta così. Lo vuole torturare. Beh, simile a Little Blade a quanto pare. Remo ancora, snapper, altro calcio in faccia. Chiudete il match qui, penso che non ce ne sia più per Big Mike. Con tutte queste legnate. 1, 2 e 3. Beh, era chiaro, dai, era lampante. Big Mike ha iniziato bene il match, però poi si è un po' perso. Quando il match va per le lunghe non riesce mai a chiuderlo. Sì. Ora però dovrà darsi una risposta all'affermazione o alla domanda, alla richiesta, vedete un po' voi, di Bernie di lottare per chiudere la storia in un'area sella, il match più infernale che esista, l'abbiamo visto tra Apocalypse e Thor 4 mesi fa, lo potremo rivedere tra un mesetto circa o poco meno. Ed eccoci qui con Remo, quindi Bernie, and then he has a match, maybe you think too much to give the entertainment to all these fans, instead of thinking of what I'm gonna do to you in an infernal battle that will put an end to the war. Yes, Bernie, accept this ending of our war.
and there you will know the afterlife, devil. But this match won't take place at SummerSlam. No, I need one more month to rest my perfect body and my perfect soul. So, see you on September. Next month, you and me, Bernie, we are waiting for the end of your life, Bernie. E quindi, beh, questa è la risposta, non adesso a SummerSlam, ma tra un mese, quindi a Hell in a Cell, il prossimo pay-per-view di settembre. Mi sembra azzeccato anche. Però attenzione, Remo rientra, ritorna sui suoi passi, e sembra voler dire qualcosa, fan. Hey, hold on. And now finish with my speech. Before our match, I will see you in your wake eyes to stare at the light so fearful to come out. To stay your eyes so that you can show me your fear. You feel me, baby. And at SummerSlam, you're going to sign a contract of your death. You sign it because you need to find your fear to rest in peace, Bernie. Ma dunque, una firma del contratto da vivo, in diretta a SummerSlam per il loro match di Hell in a Cell. Che spettacolo, ragazzi, non ho altro da aggiungere. Anche i nostri colleghi sono rimasti allibiti per questo annuncio. Quindi a SummerSlam la firma del contratto, mentre il loro match si terrà in quel di Hell in a Cell.